c'è un treno che cerca di passare, ma secondo me, insomma, lì c'è ancora del fuoco. Ma va bene, guardate, infatti non è stata una furbata, ecco, far passare un treno in queste condizioni. Però se ne assumeranno responsabilità. Pazzesco. Veramente pazzesco. Cioè, guardate, il treno è passato praticamente in mezzo al fumo e al fuoco. Attenzione, ehi! Facciate attenzione! La stazionata è crollata completamente. La ferrovia probabilmente, molto probabilmente, ovviamente è stata allertata. I treni sicuramente non circoleranno, sarà un bel problema. Stanno intervenendo, stanno arrivando i pompieri da Bari, ma nell'attesa sono i volontari che affrontano questo incendio che è scoppiato qui, sembra in maniera molto repentina. Ci sono i vigili, i carabinieri intervenuti e Uomo 2000. Ci sono anche delle abitazioni molto vicine, speriamo non abbiano subito danni. Ecco, sta crollando ancora parte della staccionata della stazione, della ferrovia. Ecco, sta crollando ancora parte della staccionata della stazione, della ferrovia. Uomo 2000, l'altro veicolo, ha caricato l'acqua, si appresta a diciamo, cercare di spegnere l'incendio aiutando questi vigili del fuoco, che però insomma hanno messo un po' di tempo per venire perché giustamente quelli di Cortignano non erano disponibili, quindi vengono da Bari. La situazione non è, ecco, come potete vedere qui, secondo il mio parere doveva essere tutto, insomma, pulito, non è possibile che il fuoco possa propagarsi da quella parte della strada fino alla ferrovia. E nulla, questo è quanto è successo e si spera che le abitazioni, ecco, come potete vedere crolla tutto. Pentasuglia, salve, cosa è successo? Cosa ha notato? Ma guardi, venivo da casa di mia madre in campagna, 2 chilometri qui dalla zona industriale, ho visto il fumo, diciamo, ho provato a capire che cosa stesse succedendo, ho chiamato subito Uomo 2000, c'era un altro signore che si è fermato con me, che ha chiamato i vigili del fuoco, stiamo provando, diciamo, a dare una mano perché ho avvisato Sud-Est, perché la circolazione può diventare pericolosa in quanto il fuoco ha toccato tutte le staccionate che sono piene di pietre, pietrisco, che può essere di pericolo per l'incolumità dei treni e dei passeggeri, quindi stiamo provando a tenere sotto controllo la questione e a dare una mano per quello che è possibile. Ho saputo che ci sono i vigili che stanno arrivando da Bari e verso... Sì, il distaccamento di Cortignano era impegnato, purtroppo la fase è delicata e questo è il vero dramma di gente che lascia, diciamo, tutto sto schifo in spiro, scusate il termine, però è impossibile, è improponibile vedere tutto sto secume lasciato in maniera
diciamo, senza fare tutte le opere di messa in sicurezza, però vediamo un po', speriamo di contenere i danni, perché davvero diventa complicato con una delicatezza del genere. Verso che ora pensa sia? Intorno alle 11.30, perché c'è stato il partito dalla strada da qui, però poi ha toccato il lato più sporco che c'era, e quindi proprio a ridosso della ferrovia. La ringrazio, prego. Buona giornata. Infatti, come potete notare, insomma, il fuoco ha colpito già tutta quest'area per poi raggiungere la parte, diciamo, più vicina ai binari, e come mostravo nel video precedente, un treno è riuscito comunque a passare nonostante la stazionata fosse ormai crollata, buona parte, e il fuoco fosse ancora in prossimità dei binari.